Buongiorno, sono Simone Aliprandi, un avvocato, mi occupo di consulenza e formazione nel campo del diritto alla proprietà intellettuale, del diritto della privacy e in generale del diritto delle nuove tecnologie. Mi è stato chiesto di fornire via video qualche indicazione operativa, qualche suggerimento in materia di didattica a distanza, didattica online ed eccomi qua. Siamo al secondo suggerimento che mi sento di fornire. Io ho una slide nei miei corsi che diventa un po' la mappa orientativa di tutto il corso, di tutte le mie docenze in materia di diritto d'autore. Come abbiamo detto, il diritto d'autore scatta automaticamente, no? E quindi cosa succede? Succede un po' questo vi mostro anche qua la slide. Succede questo, che visto che appunto il diritto d'autore scatta automaticamente, la regola è che tutto sia sotto copyright, vedete? Copyright come regola di base. Dopodiché, come ho già accennato, in realtà il mondo non è così rigido, il mondo del diritto, in materia di diritto d'autore, appunto, non si è posto in modo così binario, cioè acceso o spento, o tutto tutelato oppure tutto fuori dal copyright perché siamo caduti nel pubblico dominio, allora prevede una serie di eccezioni di libero utilizzo. Quindi, cosa succede? Quando nella didattica a distanza servono dei contenuti che non abbiamo creato noi, quindi vogliamo andare a utilizzare qualcosa di preesistente creato da qualcun altro. Dobbiamo innanzitutto ricordarci la regola che se qualcosa è stato creato da qualcun altro è probabilmente sotto copyright di questo qualcun altro. Quindi, primo step, se voglio usare qualcosa che di certo è ancora tutelato, devo chiedere il permesso al titolare dei diritti. Non c'è dubbio. Ok? Questa è la regola generale. Può succedere però che cosa? Può succedere che siano passati i termini che la legge prevede per passare nel pubblico dominio. Ad esempio, nel caso dei diritti d'autore sulle opere quelle classiche, quindi opere creative letterarie, opere musicali, opere cinematografiche e via dicendo, sono 70 anni dalla morte dell'autore. Cioè, cosa significa? Vuol dire che io devo aspettare che l'autore trascorra tutta la sua vita, dalla data di morte, si contano 70 anni solari interi per arrivare alla famosa caduta in pubblico dominio. Non so, esempio, Gabriele D'Annunzio è morto nel 1938, quindi dal 1 gennaio del 2009 erano passati 70 anni, quindi da quel momento i docenti, gli autori, anche le case editrici, le case cinematografiche che volessero utilizzare un'opera di D'Annunzio per fare una riutilizzazione anche a scopo commerciale non dovevano più chiedere il permesso a nessuno perché appunto da quel momento è caduto in pubblico dominio. Quindi innanzitutto primo step è fare quello, vedere, verificare se l'opera che io voglio riutilizzare per la mia, per il mio contenuto didattico, per la mia opera di didattica a distanza è ancora tutelato. Quindi con le opere letterarie è abbastanza semplice, vado a verificare la data di morte dell'autore e vedo, conto i famosi 70 anni. Con le opere, e anche con le opere pittoriche, ad esempio, insomma, gli autori di quadri, di sculture che sono morti, oggi siamo nel 2020, quindi fino al 1949 sostanzialmente siamo nel pubblico dominio. È un po' più complesso quando abbiamo a che fare con opere scritte da tanti soggetti, no? Pensiamo a un'opera cinematografica, ad esempio, coinvolge un gruppo di autori che sono almeno tre, ma a volte sono di più, che sono il regista, lo sceneggiatore, l'autore del soggetto e a volte anche l'autore delle musiche originali. Allora lì diventa più complesso perché devo andare a verificare che tutti questi soggetti siano morti da più di 70 anni. E a volte non è semplice perché non è che di tutti gli autori di sceneggiature ci sia la voce su Wikipedia che ci dice quando sono morti. Quindi capisco che sia una questione un po' complessa. Però diciamo che nel mondo della didattica, se parliamo delle opere letterarie, e pittoriche, della scultura, diciamo, che coprono buona parte dell'attività didattica, è abbastanza semplice riuscire a risalire alla caduta o meno in pubblico dominio. Però, al di là del pubblico dominio, come mostravo nella slide, possiamo far leva su una serie di eccezioni di libero utilizzo. Ovviamente, in un video come questo è difficile, mostrarle tutte, sono molte. Però ecco, per fortuna la legge ci ha già pensato, nel senso che questa situazione acceso o spento, bianco o nero, era troppo rigida e quindi per creare delle sfumature, dei margini entro cui muoversi, la legge ha previsto già una serie di eccezioni che sono, vedete, stabilite nella legge italiana dagli articoli 65 e seguenti. Quindi vi invito ad andare a prendere la legge 633 del 1941, che si trova online liberamente, e
e andare a leggere gli articoli appunto da 65 seguenti, scoprirete che ce ne sono alcuni, ad esempio relativi al primo, alle rassegne stampa, ad esempio ce n'è uno relativo alle fotocopie, il famoso limite del 15%, ce n'è uno relativo al quello che interessa di più a voi, che è quello che riguarda l'articolo 70 e 70,1 bis, magari dopo lo commenteremo più nel dettaglio, ce n'è uno relativo agli utilizzi che alcuni soggetti deboli, soggetti portatori di handicap devono fare per poter acquisire e per poter utilizzare l'opera dell'ingegno, quindi casi in cui sostanzialmente la legge e l'ordinamento giuridico prevede che il diritto d'autore si faccia da parte e vada in secondo piano rispetto a delle esigenze più importanti da tutelare, ok? Quindi non ve le posso dire tutte adesso, andate a leggerle. C'è un'ultima gamba dello schema che ho tralasciato, che è il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti. Vedete che c'è un simbolino che sta per CC, che sta per Creative Commons, sono le licenze con cui alcuni autori decidono di rilasciare liberamente le loro opere. Quindi questa è un'altra soluzione, ovvero online troviamo un bel po' ormai una serie abbastanza fitta di contenuti creativi, anche di qualità, rilasciati dagli autori volutamente in un regime libero, ok? Quindi con queste licenze gli autori ci hanno autorizzato a farne alcuni usi liberi, non proprio tutti liberi, se ci fate caso la licenza specifica quali usi liberi, però spesso sono sufficienti per fare quello che ci serve, soprattutto nell'ambito della didattica a distanza, ok? Quindi se vi servono contenuti che sono ancora tutelati dal diritto d'autore, quindi non sono ancora caduti in pubblico dominio, ma devono essere presi e riutilizzati per un nostro intervento, per una nostra presentazione a slide, per un nostro video, possiamo attingere anche da tutto questo patrimonio di opere rilasciate con una licenza open, cercando attraverso i filtri, ad esempio, di Google, Google Immagini, dopo vi posso dare delle indicazioni maggiori, ci sono dei miei video che spiegano bene. Cercando attraverso i filtri di Google è possibile anche filtrare sulla base della licenza i risultati, ok? E lì andiamo a trovare dei contenuti che già l'autore stesso ci ha autorizzato a utilizzarli, non devo più chiedere il permesso, ok? Quindi mi raccomando, tenete presente questo schema perché è davvero orientativo di quello che dovete fare, vi dà davvero una mappa orientativa. Grazie.